Sono abituato così all'università, nel senso che avendo 200 studenti, anche in un'aula molto più grande, mi sentono tutti, posso essere sicuro che mi sentono tutti. E, appunto, mi presento, sono Andrea Magia, lavoro all'Università di Cagliari e insegno biologia farmaceutica alla facoltà di farmacia, ma principalmente sono qua non per fare una lezione di biologia farmaceutica, perché non interessa penso proprio a nessuno, ma neanche di elencare una lista di piante che potrebbero essere interessanti dal punto di vista economico officinale. Sono venuto qua perché mi è stato chiesto di fare un intervento un po' più legato a una botanica economica. Una botanica economica, detto così, questo termine sembrerebbe un po' strano, botanica e economia insieme. È una disciplina tipicamente nord europea e nord americana. In Italia siamo in pochi, diciamo che fondamentalmente in accademia, cioè all'università, siamo in due che la fanno, e non sono corsi ufficiali, cerchiamo di metterli come corsi opzionali, cioè cerchiamo di inculcare, perlomeno dare le nozioni di base, sulla potenzialità della risorsa naturale. Io, essendo biologo farmaceutico, più che altro botanico, farmaceutico, mi occupo di piante e quindi vedere la pianta come risorsa naturale da sfruttare. Passate questo termine un po' nudo e crudo, ma sfruttare. Sfruttare con saggezza. Questo è quello che manca fondamentalmente. In questo intervento ho voluto mettere solo le esperienze fuori accademia, non quelle che faccio all'università, ma quelle che faccio come consulente per alcune piccole case farmaceutiche o anche multinazionali del farmaco. Sono più o meno 11 anni, anzi 12 anni che lavoro con le case farmaceutiche, perché sono stati anche loro i primi sponsorizzatori della mia carriera, quindi un po' le devo qualcosa a loro. Ecco, questo intervento vorrei mettere a disposizione le mie esperienze, solo un'esperienza. Economia e ambiente, un patto ancestrale tra uomo e natura. Vorrei parlare fondamentalmente del rapporto tra economia e ambiente, del rapporto uomo-ambiente, quindi, del concetto di prova ed errore, che è un concetto che ormai si è dimenticato, da un certo punto di vista meglio, perché la prova d'errore non è altro che un concetto di base che ha portato allo sviluppo che conosciamo adesso. Andiamo ad approfondirlo successivamente. E poi il ruolo della ricerca per trovare un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente. La ricerca è sempre stata al servizio dello sviluppo economico. Abbiamo superato un limite. La ricerca deve essere adesso deve essere a disposizione di uno sviluppo più sostenibile. Non chiamiamolo sostenibile perché effettivamente è un'utopia, ormai siamo tanti nel mondo. La selezione naturale non lavora più sull'uomo, se non in certe parti del mondo. Siamo tanti. Ho voluto estrapolare da Wikipedia il concetto di economia, sottolineando il concetto beni di famiglia. Questo è il concetto di economia, inteso come beni di famiglia, norma o legge. Beni di famiglia quindi significa gestione dei beni di famiglia. Per ambiente, invece, questo è in biologia, sappiamo tutti, sicuramente quelli dell'agrario lo sapranno sicuramente. In biologia, principalmente in ecologia, indica tutto ciò che può influire
direttamente sul metabolismo o sul comportamento di un organismo o specie vivente, compresi luce, aria, acqua, tutti i fattori ecologici, terreno e altri esseri viventi. Ma è interessante anche un altro aspetto del concetto di ambiente. In un contesto non tecnico, ad esempio come quello politico, sempre preso da Wikipedia, non è che stiamo inventando niente, sono proprio delle definizioni, si riferisce spesso all'ambiente naturale, la parte del mondo naturale che viene considerata importante o di valore dagli esseri umani, quindi a livello ad esempio politico. Quell'ambiente è importante perché ci sono delle risorse naturali per noi. L'ambiente è un concetto soggettivo, perché sappiamo anche un informatico, quando dice lavoro in ambiente DOS, è un concetto che si può utilizzare in tanti registri, in tanti contesti, in tanti tipi di discussioni. Patto ancestrale tra uomo e natura, abbiamo detto un rapporto uomo-ambiente, ma più in particolare uomo-animale, uomo-pianta. Cosa significa? Uomo-animale ancestralmente, com'era il rapporto? Io vado a caccia, uccido l'animale per mangiare. Dopo scopro che gli animali che mi possono essere utili, posso allevarli. Passaggio successivo, allevamento. Quindi prima solo caccia, poi caccia e allevamento, e noi adesso principalmente allevamento, tranne qualche cacciatore, ovviamente c'è sempre. L'altro è il rapporto uomo-pianta, è identico. L'uomo va in campagna, raccoglie piante dallo spontaneo, lo utilizza per tutti i suoi usi e consumi, poi arriva l'agricoltura, le piante vengono coltivate, le piante comuni che entrano nella mia sfera vitale le coltivo, è più facile, no? Me le faccio vicino a casa, non vado più in campagna a perdere un giorno per prendere un sacchetto di pianta. Questo è il rapporto ancestrale, c'è sempre stato questo rapporto tra uomo-pianta, uomo-animale. Andiamo a parlare delle piante, che è il mio campo. Un tempo raccolte nello spontaneo per mangiare, per curarsi, per costruire manufatti, suppellettili e abitazioni. Successivamente coltivate per farne un uso comune, quindi la coltivazione, l'agricoltura. Molte piante alimentari sono state coltivate, poche sono ancora raccolte dallo spontaneo, tranne quelle che rientrano nel nostro uso tradizionale. Certo che andiamo ancora a prendere il nostro asparagus acutifolium, non ce ne frega niente che si chiami così. Noi sappiamo che è l'asparago selvatico, che è buono con l'ovetto fritto o con un po' di limone, bolliti con un po' di limone. Rientra nel nostro uso tradizionale, però fondamentalmente la nostra vita ormai è legata all'agricoltura. Identico per le piante officinali, però qui è esattamente il contrario, soprattutto a livello locale. Poche delle piante officinali sono state coltivate, molte sono ancora raccolte dallo spontaneo. Qui dobbiamo ovviamente fare una biforcazione del nostro concetto di base. Se è a un uso proprio, andare in campagna e estirpare una piantina non è un problema. Se è invece un interesse di una multinazionale, estirpare tanti ettari di terreno nello spontaneo porta a una devastazione del territorio. C'è una differenza importante tra le due cose. Tutto questo rapporto uomo-pianta è passato nel tempo attraverso la prova ed errore. Prova ed errore era la prima ricerca scientifica. E ancora adesso i ricercatori dell'università o di qualunque centro di ricerca si basano sulla prova ed errore. La ricerca non è sempre positiva. C'è l'errore e si impara dall'errore per cambiare la linea di ricerca. Quindi prova ed errore è la primordiale ricerca dell'uomo primitivo. Possiamo dire che i primi etnobotanici, cioè quelli che
quelli che gli uomini che cercavano di percepire, cercare di capire se quella pianta poteva avere un utilizzo economico nel senso più ampio del termine per la propria famiglia, adesso si chiamano etnobotanici, è una figura professionale. Quindi lo faceva il primitivo per una necessità, adesso esiste l'etnobotanico come ricerca. Sono stati in un certo senso i primi uomini che, pur partendo da alcune basi biologiche, hanno dovuto costruirsi un sapere empirico basato sull'imitazione degli animali e su esercizi di prova ed errore. Nelle piante officinali questo è al top. L'uso tradizionale che noi facciamo adesso delle piante in Sardegna passa dalla prova ed errore. Tante centinaia di anni fa qualcuno avrà mangiato quella pianta per, ad esempio, far passare la tosse, un infuso, un decotto di qualche cosa, per far passare la tosse, muore. La persona, sì? Non è che funzionava proprio così, perché sennò sarebbero decimate le persone, se avessero provato piante. Prova ed errore, noi siamo leggermente tra i primitivi, appena appena più intelligenti degli animali. Se noi andiamo a vederci... Ci sono delle capacità che ci sono ancora, tipo la randomazia, quando si raccoglievano le piante, erano preposto a persone che avevano una sensibilità tale di capire a che cosa... Siamo in una fase molto successiva. Noi stiamo parlando di qualcosa di... precedente, nel senso, se noi andiamo sul Gennargentu e vediamo la capretta che va a brucare sul versante, si può andare sul versante di Arzan ad esempio, che è ricca di digitalis purpurea, che è ricca in alcaloidi, che è praticamente una molecola altamente amara, non ci interessa il suo effetto farmacologico. La pianta l'ha messa lì nel suo vacuolo, nella sua cellulina, per far sì che le capre non mangino quella pianta. Le capre non mangiano quella pianta, prova ed errore dell'animale, è passato così anche l'uomo. Le capre non mangiano la digitalis purpurea, il Gennargentu è brullo, la digitalis esiste. L'animale ha una percezione diversa dall'uomo. Sicuramente, però è un... La biologia diversa dall'uomo. Non è proprio così. Sì, ma stiamo parlando di prova ed errore. Prova ed errore significa che la capra ha provato a mangiarla e magari una capra è morta. Un fratello di quella capra, sto parlando terra a terra ovviamente, un fratello di quella capra la rimangia e muore. Può darsi che il terzo fratello non la mangi più. Prova ed errore. Questo è passato tra gli animali e ancora esiste con la ferula, ad esempio in Sardegna, con Saveurra, che provoca delle emorragie interne per una piccola molecola che sono delle cumarine che provocano ad esempio l'emorragia negli equini. Ok? Se sono costretti a mangiare la ferula perché c'è una forte siccità, la mangiano purtroppo. Però se riescono, per imprinting, che è un imprinting ancestrale, evitano di mangiarla, evitano di mangiare la ferula. Questo è capitato anche a loro. L'ha detto lei stesso, è ancestrale, qualcosa di non scientifico. Scientifico è scientifico, nel senso che... È qualcosa che riguarda la memoria. Non sono molto d'accordo su questo. Possiamo anche parlarne dopo eventualmente, perché bisogna sempre cercare di distinguere un pochino tra scienza, okay, e i pensieri che possono venire all'interno di una mente umana. Dico solo questo, sì. La maggior parte degli sciamani che ci sono in giro per il mondo, sì, hanno aiutato le aziende farmaceutiche a utilizzare piante officinali. Ci sto arrivando. Senza base scientifica. Ci sto arrivando. Si può fare anche senza base scientifica. Prova ed errore. Ce lo sta dicendo bene.
lo sciamano è arrivato a sapere quello dalla tradizione popolare attraverso la prova d'errore. Me l'ha detto. Perfetto. Volevo arrivare a questo, infatti. Volevo arrivare a questo dell'uso tradizionale. Io sono un etnobotanico, studio gli usi tradizionali, forse lei non lo sapeva. Sette anni che sono nell'industria cosmetica e nell'industria farmaceutica. Perfetto. Sviluppo economico e sociale. Attraverso la prova d'errore, che è il primo... diciamo il primo passo è una ricerca tra virgolette empirica, si è arrivato a uno sviluppo economico e uno sviluppo sociale, crescita del benessere sicuramente, aumento delle aspettative di vita, aumento delle conoscenze, che è la cosa più importante, come stava dicendo il dottor Sole, la conoscenza è fondamentale, perché attraverso senza conoscenza possono capitare queste cose. Dopo sviluppo economico e sociale abbiamo superato questo limite e siamo arrivati alla speculazione. La ricerca era al servizio dello sviluppo economico e sociale, adesso siamo passati alla speculazione, nel senso che si deve cercare di far denaro il più velocemente possibile, molto e il più velocemente possibile. Questo patto ancestrale ormai è disatteso. Questi sono i nostri prodotti della vita che ormai stiamo vivendo. Un tipo di sviluppo che quindi deve passare, ci deve essere un nuovo tipo di sviluppo, non uno sviluppo come è stato conosciuto negli anni 70-80, con ad esempio, come si diceva prima, di una chimica di sintesi. Anche io sono cresciuto con gli antibiotici. Avevo un raffreddore, antibiotico. Un'altra cosa, antibiotico, qualche altro farmaco di sintesi. Antibiotici e farmaci di sintesi erano il top della medicina tra gli anni 70 e 80, con dietro tutto il lavoro dell'industria per fare questi prodotti. Bisogna passare attraverso un nuovo sviluppo, uno sviluppo che passa attraverso un cambiamento culturale, questo è importantissimo, attraverso la conoscenza in ambito scientifico-naturalistico, in ambito scientifico-tecnologico e attraverso la coscienza. La metto sempre, perché preparo farmacisti e chimici tecnologi. Bisogna avere coscienza nel proprio lavoro, sempre, qualunque lavoro si faccia. Esiste l'etica professionale, per chi non ha un'etica professionale esiste la coscienza. Ok? Come? Per chi ce l'ha. È questo quello che voglio dire, il cambiamento culturale. Dobbiamo cercare di cambiare. Un caso di studio. Questa è la Serendipity. È stato un caso, veramente. Nel senso che stavamo cercando alcune molecole e ne abbiamo trovate altre nella Ferula communis. È una pianta spontanea sarda, Saveurra. La prima fase l'abbiamo fatta ovviamente noi con un progetto pilota. Con matrice vegetale spontanea, quindi non se ne prende tanta, perché comunque per la ricerca. Prove di germinazione durante questo progetto pilota per vedere se potevamo anche coltivarla, per non devastare. Campi sperimentali per addomesticare la specie. Siamo riusciti ad addomesticarla, dopo 4-5 anni ha una produzione costante, con un titolo elevato di questa sostanza. La seconda fase sarà lasciata all'industria. Bisognerà vedere se lavorano con coscienza. Solitamente questa industria con cui lavoro ha un minimo di coscienza, cerca di rimanere sul territorio, perlomeno cerca di dare lavoro agli agricoltori che sono intenzionati a rischiare su questo tipo di mercato. Okay? Mercato delle piante officinali e dei suoi derivati. Qui non ho messo nessun tipo di grafico economico, anche perché non sono un economista, ma ho messo solo delle mie percezioni, ovviamente con l'esperienza e anche con colleghi economisti che si occupano di piante officinali, piante medicinali e con direttori commerciali di case farmaceutiche, eccetera. Il mercato delle piante officinali partendo dall'agricoltura.
Questo penso che sia interessante perché appunto sono stato fermato anche da una ragazza che penso che sia in platea, che fa coltivazioni di elicriso. Mercato delle piante officinali e dei suoi derivati. Dobbiamo fare una distinzione tra officinale poi e medicinale che vedremo dopo. Questo magari è l'elicriso. Facciamo proprio l'esempio dell'elicriso che è una pianta di moda in questi ultimi 2 anni in Sardegna. Poi vi parlo di una problematica che abbiamo noi sardi, purtroppo. Se noi mettiamo su un mercato di elicriso più o meno all'altezza di questa curva, abbiamo dei margini di guadagno abbastanza elevati fino a quando c'è il cambiamento della curva e la richiesta del mercato di quella specie, io sto dicendo di matrici vegetali, non di trasformazioni, la pianta secca che vendo, o la pianta fresca o secca che vendo. Al cambiamento della richiesta di mercato, l'azienda si dovrebbe riconvertire immediatamente su un'altra specie, perché i prodotti erboristici non sono costanti, sono legati al packaging, hanno un reale ed effettivo valore medicinale, perché hanno un effetto blando, quindi e rientra molto nel mercato al dettaglio. Ok? Quindi quando mi si chiede che cosa dovrei mettere? Ho 10 ettari di terreno e vorrei buttarmi tra le piante officinali. Buttati tra le piante officinali, perché effettivamente è un mercato difficile. Il primo step è avere un bravo esperto di marketing, non un bravo agricoltore, ma un bravo esperto di marketing, soprattutto nel mondo erboristico, perché deve organizzare un packaging, deve organizzare una buona etichetta, deve organizzare buoni rapporti con case che magari possono diffondere il tuo prodotto in centri commerciali. Diciamo che c'è dietro più un lavoro economico che un lavoro agricolo. Ok? Quindi un'azienda deve cercare di piazzare prima il prodotto, prima di farlo. Il ciclo biologico di una pianta è minimo di 1 anno se è una pianta annuale. Se vado a una fiera e mi dicono l'elicriso è al top, torno, semino, mi organizzo la pianta di elicriso, passa 1 anno, non riesco a venderla. È passato già di moda. Ok? Questo è per non creare false aspettative. Bisogna consorziarsi. Gli esperti di marketing magari costano, ci si consorzia e se ne prende uno. Andrà sempre peggio. Mica li faccio io gli errori. E allora bisognerebbe insegnare alle persone a vedere in maniera diversa. Bravissimo. Bravissimo. Stiamo dicendo la stessa cosa. Mercato delle piante medicinali e dei suoi derivati. Questa è la differenza tra pianta e l'accademia fa sempre paura un po' a tutti. Purtroppo invece il mondo è formato, fortunatamente, anche dalle conoscenze. Mercato delle piante medicinali e dei suoi derivati. Officinale è un prodotto erboristico. Pensiamo al medicinale. Prima ho citato la Digitalis purpurea, la digitalina, un principio attivo cardiotonico. Ok? Non stiamo vendendo la pianta per vendere la Digitalis, ma stiamo vendendo la pianta perché la casa farmaceutica prenderà solo una piccola molecola dentro quella pianta. Ok? Attraverso delle trasformazioni. Il mercato è più costante perché ci sono 10 anni di test clinici e poi se entra nel mercato come una piccola pillolina rimarrà nel mercato per tanti anni. Quindi fondamentalmente se si firma un contratto con una casa farmaceutica per una coltivazione di piante medicinali, questa coltivazione rimarrà costante per tanti anni. Di solito fanno contratti decennali. Dovete vendere il prodotto però sempre prima. Contrattare per il terreno. Vi danno loro alla fine la semina, i sementi. Questo tipo di sviluppo, torniamo indietro, qui non è per fare polemica,
Noi abbiamo detto che bisogna avere un bravo esperto di marketing, ma se io vado a una fiera e mi dicono ti compro subito 100 tonnellate di elicriso e mi si illuminano gli occhi e si vedono i dollari tra i miei occhi, entra una cosa nella mente umana, che è appunto la speculazione. Alla domanda di mercato non vado più a coltivare la pianta, ma vado nel territorio, lo devasto. Prendo 100 tonnellate di elicriso e le vendo. Chi me lo vieta? Non esiste nessuna legge. Questa è la speculazione. Per quello che dico sempre, passiamo attraverso la coltivazione, perché poi ci sono degli esperti che migliorano la coltivazione fino ad arrivare a quella specie che è simile allo spontaneo, in titolo e in concentrazione di quel principio attivo. Quindi, ripeto la stessa slide, forse il signore non ha visto prima, riproponendo la coscienza. Tutti i lavori devono essere fatti con coscienza. Quando ci dicono vendimi 100 tonnellate di elicriso, non mi si devono illuminare gli occhi con i dollari, ma dovrebbe entrare il concetto di coscienza. Non vado a devastare il territorio, perché se devastiamo il territorio poi non abbiamo, perdiamo una risorsa naturale. Sto per chiudere. La mancanza quindi di etica professionale e la mancanza legislativa sulla tutela delle risorse naturali, io questo lo propongo sempre in ogni convegno, piccolo o grande che sia, perché la Sardegna non ha leggi che tutelano le risorse naturali. E questo è un problema, al di fuori di tutte le polemiche che si possono fare, bisogna avere anche un po', bisogna parlare anche di cose concrete, non solo di filosofia, di vita. Va bene la filosofia di vita, però mancanza legislativa sulla tutela delle risorse naturali, non abbiamo nessuna legge. Pensiamo anche tra virgolette ai parchi, che possono piacere o no. La Svizzera ha 3 piante endemiche, ha 3 parchi naturali. Noi abbiamo 300 piante endemiche, non abbiamo neanche un parco naturale. Abbiamo 3.000 specie in Sardegna, 300 sono endemiche, 300 sono officinali, possono usarle chiunque, può usarle chiunque. Depauperamento del territorio, questa mancanza di queste due cose porta alla distruzione del territorio. Questa è la genziana, versante di Villa Grande. Vi sto portando esempi pratici, senza fare nessun tipo di accademia, eh? Esempi pratici. Questa è la genziana del versante di Arzan, di Villa Grande, ricca, questi fiorellini gialli. La genziana è ricca in principi amari, quelli che poi si utilizzano per fare i liquori, come base di partenza, per fare il cinar, quello che vuoi. Le mille erbe, c'è sempre una punta di genziana. Principi amari altamente con attività digestiva. Prima, dopo, chi c'è passato? Negli anni 70-80 arrivavano coi camion ad Arbatax, andavano su Monte Genziana e sul versante di Villa Grande e depredavano di genziana. Era la migliore d'Italia. Non li abbiamo mai fermati. Mai. Non abbiamo più genziana a Villa Grande. Finito. Risolto tutto. Filosofia di vita. Risolto. Questa è una fase, una situazione pratica. Quindi le aziende possono guadagnare sfruttando delle risorse naturali della collettività in maniera del tutto gratuita? I profitti possono derivare da matrici vegetali ottenute gratuitamente da un territorio? Secondo me no. Secondo me no, ma penso per tutti. Però non ci muoviamo, eh? Noi sardi non ci muoviamo. Questa qua è capitata 20 anni fa, la propongono in tanti convegni, anche la mancanza di idee, ma noi non ci muoviamo. Vuol dire che stiamo bene così, eh? Non è che... È un problema, sì, è un problema prima di tutto culturale, poi legislativo, che attraversa tutti i livelli, dal piccolo imprenditore alla multinazionale.
lavoro con le multinazionali, però cerco, fortunatamente, avendo già un lavoro, fortunatamente, quindi non mi prendono alla gola, lavoro con coscienza, cerco anche di selezionarle, no, questo io non lo posso fare, preferisco di no, lavoro con un altro. Attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica si deve capire quali risorse naturali è possibile utilizzare da un punto di vista economico per uno sviluppo sostenibile. Attraverso la coscienza, quello che abbiamo dentro di noi, si deve capire che nel territorio ci dovrà essere una ricaduta in termini economici e non rubare. Attraverso una buona legislatura non integralista, perché non sono neanche per quelle legislature dove dicono metti un cancello e non entrare mai più, perché la natura deve essere fruibile per tutti, si deve cercare di salvaguardare il territorio attraverso una legislatura non integralista, perché se c'è un cambiamento culturale non abbiamo bisogno neanche di una legislatura integralista. Chiudiamo con un collega che tanti anni fa ho conosciuto a un convegno, tra virgolette, disoccupato, è il responsabile dei laboratori Chanel adesso, che è un etnobotanico, qui poi mi fermo perché poi qui non posso fare nessun tipo di commento. L'etnobotanico, abbiamo detto, che va a studiare gli usi tradizionali. Lui in Tibet ha trovato questa comunità che utilizzava questo fiore per certi usi tradizionali medicinali. Gli è venuto un lampo di genio, come si dice la serendipity in inglese, cioè anche la fortuna della ricerca, cioè sempre dietro un minimo di fortuna, scopre che questo prodotto poteva essere inserito nel mercato per la sua proprietà antiossidante, fortemente antiossidante, cioè nelle creme anti-age, per la anti-invecchiamento. La Chanel sembrerebbe, io a questo punto metto sempre il dubbio, perché comunque è una grossa multinazionale, sembrerebbe che stia facendo un lavoro di sviluppo in quel territorio con una ricaduta economica anche per quel territorio, finanziando società, imprese, eccetera, eccetera, per quella comunità. Qui mettiamo sempre il beneficio del dubbio, perché noi conosciamo le royalty delle case farmaceutiche per legge mondiale e si rilascia nel territorio l'1% dell'1% dei profitti, cioè niente. Ok? Questo è il fiore che viene utilizzato e questo è il prodotto Sublimage. Quindi, ricordando che il territorio e le sue risorse naturali, di certo non infinite, sono di proprietà della collettività. Questa è una frase invece che mi è venuta il giorno prima di venire qua. E dico, il territorio è come un vecchio albero dove sono presenti frutti scaturiti da una millenaria evoluzione. Frutti che si possono raccogliere ma con coscienza, con scienza e coscienza. Bisogna prima conoscere e poi utilizzare. Questo è il passaggio fondamentale. Noi utilizziamo e sfruttiamo senza conoscere. Faccio sempre un piccolo esempio pratico, perché a me piace parlare così, molto trasparentemente. Saturei a Timbra, l'ho detto ieri sera a cena con il collega, Saturei a Timbra è una pianta molto particolare, si trova in Europa, solo in Grecia e nel colle di San Michele a Cagliari, ok? È una pianta fortemente aromatica, un bellissimo olio essenziale, tutto quello che si vuole, una sorta di origano. Gli ambientalisti, dobbiamo proteggerla, mettete i cancelli, chiudete tutto, non deve passare più nessuno perché se no la perdiamo. Mettono i cancelli, vincono, perché sappiamo che gli ambientalisti sono in politica, mettono i cancelli, dopo un paio di anni la pianta era in estinzione. Ci consultano, facciamo un paio di analisi molto semplici e scopriamo che è una pianta fortemente sinantropica, cioè vive a contatto con l'uomo.
aveva bisogno della cacca di pecora del pastore del Colle di San Michele. Stavano per perdere la pianta perché non c'era conoscenza. Grazie.